Se l'Italia è il paese dell'amore, allora tutto l'amore è nelle mie mani. Lupin III. Il mio nome è Lupin III, nipote del famosissimo ladro Arsenio Lupin. Ottengo sempre quello che voglio e ho un debole per le belle ragazze, ma fa parte del gioco. Un caro saluto a tutti gli amici del Lupin Channel da Stefano Nofri, alias Lupin III. Come e quando è cominciata la carriera artistica di Stefano Nofri? La mia carriera artistica è cominciata nel protozoico, praticamente. Casualmente io facevo il cantante, il cantautore. Un bel giorno una mia amica mi disse: perché non vieni a cantare delle canzoni nello spettacolo teatrale che stiamo facendo? Io dissi: spettacolo teatrale? E che posso fare? Beh, canti le canzoni. La cosa non venne tanto male e da lì poi ho conosciuto un primo agente cinematografico che mi fece fare un provino teatrale. In questo provino teatrale che vinsi cominciai a fare il teatro, quello con la A maiuscola, con Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice. E poi da lì un collega più grande di me mi disse: ma tu non fai doppiaggio? Io dissi: perché no? Mi portò, entrai in sala e un bel giorno debuttai nel mondo del doppiaggio. Come è stato il primo impatto con il personaggio di Lupin? Ah, il primo impatto col personaggio di Lupin fu un disastro. Un disastro perché io vinsi il provino, ma il direttore, l'allora direttore che era Giorgio Lopez di questo film, che era Le lacrime della dea, credo, cominciammo a incidere questi anelli di questo film, ma io innanzitutto avevo pochissimo tempo perché ero impegnato in teatro e quindi dovevo lavorare solamente un lunedì e avevo solamente due turni possibili, quindi 6 ore per registrare tutto. L'adattamento era orrendo perché la persona che faceva l'adattamento non l'aveva mai fatto in vita sua. Insomma, fu un disastro, però alla fine ce l'ho fatta. Aio! Aio? Washington State! Ne sono uscito. Il film, tutto sommato, anche se l'abbiamo riadattato tutto in sala, non è venuto malaccio e l'adattatrice ha dato tutto il suo compenso in beneficenza per punizione. E io da lì sono partito con Lupin ed oggi eccomi qui. E c'è una caratteristica di Lupin che ti rispecchia? Ah beh, la caratteristica di Lupin che mi rispecchia è l'ironia. D'altronde, mi vedete, come potrei non esserlo? Giacca verde, rossa o blu? Questa è una bellissima domanda. Dipende se mi sbatte un po' troppo, cambio colore, non lo so. Cosa mi sta meglio, secondo voi? Cosa ti affascina dell'anime di Lupin III? Beh, mi affascina di Lupin III la sua simpatia, la sua ironia, il suo riuscire sempre a uscire bene da tutte le situazioni più difficili, più incredibili e ad essere sempre vincente con un sorriso. Chi è il personaggio più simpatico? Ah, chi è il personaggio più simpatico? Ma che domanda è? Ma è Lupin! Quale altro personaggio di Lupin ti piacerebbe doppiare? Ma quale altro personaggio potrei doppiare se non Lupin III? Ma sono io, non mi vedete? Qual è il profilo migliore? Improvvisa una citazione di Lupin. Io ho una memoria pessima. E qual è una citazione di Lupin che mi posso ricordare? Ehi ragazzi! Salutatemi Jigen, mi raccomando! Ehi là, Zazà! Un saluto caro, Che carino, hai portato una sorpresa per me! Non si saluta più, Zazà! Qual è il ricordo più bello che hai di Lupin? Il ricordo più bello che ho di Lupin? Adesso entro un po' in una fase un po' più... non drammatica, ma un po' più seria. È Roberto Del Giudice. Roberto Del Giudice è colui che mi ha voluto lasciare questa bellissima eredità e io l'ho accolta
con tanto piacere e anche tanta paura. Però sono felice di farlo io. Grazie Roberto. Io sono legato a un personaggio che faccio, che è Arsenio Lupin III, per cui io ho inventato una risata, per esempio. Ecco, e allora lì è stata la fortuna di quella cosa, ecco. Com'è? La risata era... Oltre a Lupin, qual è il personaggio a cui sei più legato? Ma come posso non essere legato a Gigi la Trottola? Se quando un giorno, nel lontano 1900, forse 91, 92, mi trovavo in un bar, sono andato a pagare e ho detto: guardi, un cappuccino. E la signorina dietro il bancone mi ha detto: Gigi la Trottola. Ma come Gigi? Chi è Gigi la Trottola? Lei è il doppiatore di Gigi la Trottola. Insomma, l'ho amato subito. Come lui mi contraddistingue. Addirittura ve ne dico qualcun'altra, Facevo uno spettacolo in teatro, Il Pianeta Proibito, uno spettacolo bellissimo, musicale, con Chiara Noschese, Giampiero Ingrassia. E noi facevamo l'equipaggio che praticamente all'inizio ci trovavamo tra gli spettatori e dicevamo: allacciatevi le cinture di sicurezza, prego, perché ipotizzavamo che tutto il pubblico partisse su questa astronave con noi. Io tra l'altro ero segretamente innamorato di Chiara Noschese, quindi sono quello che cerca di fare tutto un magheggio per... Insomma, ero molto serio, con punto: allacciate le cinture, prego, allacciate le cinture. Uno mi fa: Gigi la Trottola. Insomma, mi ha smontato. E quindi come posso non posso non amare Gigi? Insomma, ma Gigi per me è fantastico. La 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 la. Oh. Spogliatoio femminile. Ah. Qual è la puntata della quarta serie che ti ha emozionato di più? Ma questa domanda non me la potete fare, io ho una memoria cortissima. Io sono corto, ma la mia memoria è più corta di me. Non me lo ricordo, francamente. Non ve lo so dire. So che c'era una puntata carina in cui Lupin si innamorava di... Ma parliamo della serie italiana? Ma... Si innamorava di un'altra e addirittura si sposava con lei. Tanto da far ingelosire in maniera folle quell'altra disgraziata della sua fidanzata ufficiale. Quindi quella puntata mi è piaciuta parecchio, forse era quella ambientata a San Marino, se non sbaglio. Qualcosa ricordo. Di la verità, sei gelosa perché un'altra donna ti ha soffiato Lupin? Oh. Ma non farmi ridere. Un saluto da Stefano Onofri ai suoi fan e anche un saluto da parte di Lupin. Allora, intanto un saluto, ho dei fan, guarda che questa cosa non... No, ma mi fa piacere. Allora un saluto carissimo a tutti i miei fan da Stefano Onofri. E poi anche un saluto... La rifaccio. Un grande saluto da Lupin III. Mi raccomando, ragazzi, non perdete le prossime puntate. Bye bye!